Oggi mia cara Sofì ti ho portato in un posto che adorerai. Siamo dentro il formaggio gigante. Ma come? Ma tu lo sai che a me non piace tantissimo il formaggio. Sento questo odore molto molto pungente. Già, in realtà più che un formaggio sembra tipo SpongeBob. Come se fossimo dentro la spugna di SpongeBob. Una spugna puzzolente però, lui. Allora, camminiamo perché dobbiamo trovare in giro 9 pezzi di formaggio. E questi 9 pezzi saranno fondamentali per trovare praticamente un uscita da questo posto. Va bene, ci sta. Devo trovare il formaggio per uscire da dentro il formaggio. Che c'è? Scappa! Ritorna nella zona sicura! Non ci credo! Partite! C'era un topo gigante, l'avete visto tutti? Era un topone! Ma tu dove sei? Io sono nella zona sicura, qui il topone non può entrare. Aspetta, arrivo! Qual è la zona sicura? Aspetta, allora, tu sei dentro la parte... Un attimo! Clicca sul formaggio per aprire la porta. Sto aprendo, ok. Ok, allora qui dove siamo in questo momento è la zona sicura, qui il topone non può entrare. No. Dobbiamo però uscire dalla zona sicura, andare in giro per trovare i 9 pezzi di formaggio e rubare il topo. Non hai capito, io rimango nella zona sicura. Ma come rimanere nella zona sicura? Lui? Io? Eh? Ho troppa paura dei topi! Allora, lo so che fanno paura i topi, ma alla fine questo è un topino, è piccolo, non può farti niente, non ti preoccupare, ma è un animaletto insignificante. Era 10 volte quanto sono alta io, era altissimo. Lo so che era altissimo, però se tu corri, noi la missione bisogna fare così, uscire dalla zona sicura, prendere il pezzo di formaggio, ritornare nella zona sicura, il tutto in meno di 5 secondi. Sei pronta? Sei pazzo. Ma come sono pazzo? Va bene, vai. Vedi, il pezzo di formaggio è tipo questo che c'è qui, vedi che è ammuffito. No, questo infatti è un non bisogna cliccarlo perché si paga, sarebbe una vita in più, ma non dobbiamo cliccarlo. No, ok. Ok, sei pronta a seguirmi? Vai. Se vedi un topo torna subito indietro ed entra nella zona sicura. Ok, ma è un labirinto però, è difficilissimo. Lo so, è questo la difficoltà. 3, 2, 1, manga! Dov'è il formaggio, lui? Dov'è il formaggio? Seguimi, non lo so. E se a un certo punto arriva il topo? No, l'importante è che non dimentichiamo la strada che stiamo facendo, altrimenti siamo fritti. Ma io già l'ho dimenticata, ovviamente. Ma come l'hai dimenticata? Dove sei? Io intanto non sono nella zona sicura, cavolo. Aspetta, dovrei tornare prima che arrivi il topo. Ah, c'è il topo. Questo gioco mette un'ansia che non vi dico. C'è il topo, ragazzi, il topo mi blocca. L'uscita, no. E lui vieni, mi senti la mia voce? No, un attimo, aspetta, perché io so la strada qual è per tornare. Ma il problema è che c'è il topone. E prova a sbicciare. Sto venendo a cercarti di nuovo, ma non ti trovo. Allora tu vai in giro, devi cercare i 9 pezzi di formaggio. Io sto tornando nella zona sicura. È arrivata di nuovo. Hai trovato il topone? È tornato. Ma senti, qui è bloccato, non posso uscire. E di qua ci sono. Ok, sono nella zona sicura. Tu dove sei? Aspetta che ti raggiungo. Sono qui, lui dietro di te. Eccoci. Ci lanciamo di qua. Sei pronta? Vai. 3, 2, 1, via. Via. Ho troppa paura, stanotte lo sognerò, ne sono sicura. Vieni di qua, seguimi. No, topone. No. Mi ha ucciso. Ma perché te non ti uccide? Uccide me. Perché io corro, capito? A gambe levate. Saltello, scappo. Via. Ritromarcia. Devo rientrare. Mi stai seguendo? Non ci credo, ce la sto facendo. Aspetta che provo a raggiungerti. No, sono in trappola. Mamma mia. Dai, lui torna. Ma non so più dov'è la strada. Oh, mamma mia. Ma non possiamo mica vivere con l'ansia in questo modo. Questo gioco mette troppa ansia. Lui però dobbiamo trovare la soluzione. Dai, dobbiamo trovare almeno un pezzo di formaggio. Ce ne sono 9. Capisco che il topo non voglia rubato il formaggio perché lui ci tiene molto. Però a noi topino serve quel formaggio per tornare a casa. Che poi tu vivi in una casa di formaggio, ecco. Quindi cosa te ne frega se rubiamo 9 pezzettini piccolissimi di formaggio? Sì, dai, almeno ne dobbiamo trovare uno. Dai, sbrighiamoci, lanciamoci. Vai. Dove sei, Topi? Sono dietro di te. Seguimi e non ti perdere. Non mi perdo. Ok, qua c'è. Ma c'è un modo per andare più veloce? No, non lo so. Ok, ho trovato un pezzo di formaggio. Vai, prendiamolo. Preso via, topone. C'è il topo dietro di me. Mi ha mangiato. Mi torna nella zona sicura. Io sono arrivato. Ma dove è la zona sicura? Io che ne so. Ce l'ho fatta, mi sono salvata, non ci credo.
sicuro? Ma dove sei? Io sono nella zona sicura. Io pure sono nella zona sicura. Eccoti, ciao. Ma il formaggio che ho appena rubato, secondo te, l'ho ancora in tasca oppure il topone me l'ha preso? A giudicare della puzza ce l'ha in tasca. No, cioè dovrei trovare solamente gli altri 8. Non devo... Che rottura, è di nuovo qua il topone. Dove sei? Sei già rientrato? Sì, ma non venire perché c'è il topone alle Grazie calcagne. Grazie per non avermelo detto che eri rientrato. No, sono bloccato. Dai, esci fuori così rientriamo insieme. Sembra facile, esci fuori. C'ho un topone alle calcagne. Tic tac, tic tac, tic tac. Il tempo scorre, io rientro, eh. Ok, rientro. Trova il topone, sì, ho trovato un altro pezzo di formaggio. Siamo a dove? Siamo a due, siamo a due. Che cos'è il dove? Ecco, dov'era? Dov'era l'altro? Era qua, in questo tavolino. Ok, lo prendo. Allora, se prendiamo da questi piccoli passaggi, siamo al sicuro perché il topo non può passare. Bravissima. Però questo passaggio è molto grande. Eh sì, è proprio alla portata di un topone. Topino, topino, cavolino. Topino, non venire, non ci disturbare. Guarda, prendiamo questa stradina piccolissima. Ok, qui c'è un altro pezzo di formaggio. Prendilo, siamo prendilo. Sta arrivando lui. Come sta vibra arrivando? Tutto, vibra tutto e sento che sta arrivando. No, 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 non ti preoccupare. Lui è pesante. Già, è proprio un topo gigante. Oh, via, mio, ma superalo. Ma che supera? No. Dai, mi stai seguendo a me. Ma sono diventato io il topo, dove io sono? Io sono entrata in una parte piccolissima, ma lui secondo te può entrare? Ok, sono sicuro, tu dove sei? Aspetta, lui, non so dove sei tu. Non lo so, mi sono persa anch'io. C'è il topone? Sì, perché adesso abbiamo preso due pezzi. Io sto girando a caso, praticamente mi sono perso. Anch'io mi sto perdendo, lui. Non ho più idea di dove siano le cose. Allora, qui c'era il formaggio che abbiamo già preso. Dove sei? Io sono costantemente inseguito dal topo. Aspetta Tana. Che arrivo. Tana! Aspetta, arrivo un attimo. Lui, dai. Eccola, ho trovato la zona sicura. Molto bene. Calma e sangue freddo. Abbiamo due pezzi di formaggio. Ne tre, mancano... lui, ne abbiamo tre. Come tre? Tre. Tu ne hai preso un altro? Sì. Veramente? Sì. Oh sì, allora andiamo, dai. Anche tu ne hai tre, non te lo ricordi? No, ne avevamo due. E pace. Ci siamo buggati anche noi. Dove sei? Ti ho già perso. Io sono già partito col topo alle calcagne perché ormai mi insegue costantemente. È come se sapesse che ci sono io e quindi mi deve inseguire. Quindi le nostre strade si sono separate praticamente. No. Sì, si sono separate perché tu sei stupido. Ah, topo. Aspetta, ritorno al campo base. Dammi un secondino. Oh cavolo, qui è chiuso? Qui è chiuso, ragazzi. Qui è chiuso. Sono morto. Mi ha ucciso. Torna nella zona sicura che entriamo insieme. Devo lo sai, da solo ci va più veloce, ma insieme si va più lontano. Eccoti, ciao. Ciao. Bentornata. Vai, SpongeBob. Non sei una SpongeBob. Dove stai andando? Già hai le idee chiare? No, lui non le ho per niente chiare perché c'è il topone. Topone, topone, corriamo. Già è proprio attaccata alla schiena. Anche tu. No, amico la cieca. Mi ha ucciso di nuovo. Io no. Ma io forse ce la sto facendo. Veramente. Ma lui corre dietro di me ed è molto più veloce perché ha delle zampe veramente, veramente grandi. Lui non trova la via d'uscita. E allora fatti mangiare, ecco, così ritorni al campo base. Sono ancora viva, lui. Brava. Io sono adesso nel labirinto e sto cercando di nuovo un pezzo di formaggio, ma abbiamo girato tutto, non trovo più niente. Sono morta. Allora, l'abbiamo girato tutto, ragazzi, e non c'è altro formaggio, non capisco dove dobbiamo andare. Ricominciamo, vai. Ci siamo. Secondo me dobbiamo trovare qualche altra uscita, ci deve essere una qualche porta, un portale o qualcosa, perché non è possibile, io ho girato tutto, ho visto, non ci sono altri pezzi di formaggio. Poco fa avevo visto una porta con un catenaccio. Questa lo posso assicurare. Qui. No, qui non si può entrare. Poco fa c'era una porta con un catenaccio. Ma il catenaccio ci vuole la chiave. Sì, però dov'è la porta? Adesso vedi, non riesco qua, a trovarla. Qua, dietro di te. Dove? Ma non si può entrare. Ma come dove? Come ti vedo passare? Sono molto confusa. Sì, vede. Oh, ecco. Era questa. Come si apre? Perché lì sopra? Perché non si apre? Devo trovare un modo. Sicuramente, dobbiamo passare di qui. Oh no, c'è il topo! No, basta! Ti ho ucciso? Ma a meno che dobbiamo andare verso l'alto, può essere? Cioè, verso l'alto? Sei pazzo? Non credo. Ma tu sei viva? Sono viva, sono entrata veramente dentro una porta piccolissima. Io sono stato totalmente mangiato dal topo e sono confuso. Mamma mia, è proprio brutto. Ogni volta che me lo trovo davanti. Ti ho visto passare? Anch'io ti ho visto, sono andata nella zona sicura. Io sono dietro il topo, sono dietro di te. Come sei dietro il topo? Cioè sei tu che insegui il topo? Sì. Oh no. Alla fiera dell'est per due soldi un topolino mio padre comprò. Adesso segui me.
Sono spacciato. Adios. Non si trova altro formaggio. Ucci ucci, sento odore di formaggiuzzi. Ok, sono nella zona sicura. Ciao, dopo vattene. Stavo notando però che nel tetto c'è tipo un binario, qualcosa da seguire. È vero. Aspetta, è tipo qua dietro passa. Ma secondo come te se lo seguissimo? Aspetta, ci provo. No! Vai da che cavolo, vai uccido di nuovo! Ok ragazzi, è letteralmente impossibile superare questo livello. Speriamo di riuscirci in un altro episodio. Vi mando un bacio e un abbraccio e ci vediamo domani. Ciao! Ciao.